È già al lavoro nel suo studio di Piazza Vittoria, affiancato dalla squadra prefettizia Raffaele Ricciardi, 56 anni, originario di Benevento, con una lunga esperienza nelle sedi di Forlì, Treviso e Bologna, ultimo incarico di 6 anni a Padova. Dopo un primo contatto con il capoluogo isontino e le forze dell'ordine, il programma del nuovo prefetto prevede un'approfondita interlocuzione con le istituzioni territoriali. Ho colto in tutti i soggetti istituzionali che ho incontrato un forte senso di responsabilità nei confronti del territorio e della collettività, e per quanto riguarda la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica non mi sono state segnalate situazioni di particolare criticità. Sono stato ieri a visitare a Gradisca di Sonso il CAR ed il CPR proprio per cercare di rendermi conto della situazione. Ricordiamoci, e lo ricordo sempre in primis a me stesso, che sono soprattutto delle persone che sono lì dentro, e quindi noi dobbiamo avere attenzione e tutela per i loro diritti e per le loro situazioni. Le piccole comunità sono da un lato sintomo di qualità della vita elevata, dall'altro punto di vista inevitabilmente i piccoli comuni tendono a svuotarsi per esigenze di natura anche economica legate anche a questo particolare momento di epidemia. E il prefetto Ricciardi accompagnerà come rappresentante del governo il percorso di Gorizia 2025, capitale della cultura, con Nova Gorizia. Gorizia è la porta dell'Est Europa, quindi in quell'occasione, ma anche prima, potremo e dovremo accogliere visitatori dall'Italia e dall'estero per conoscere questo bellissimo territorio, il Collio con la sua straordinaria qualità enogastronomica. Io stesso venivo qui in zona a comprare il vino e ci ritornerò appena possibile. La laguna di Grado, la bellezza del Carso, il confine e le contaminazioni dell'Est sono tutte occasioni che dobbiamo sfruttare per rivitalizzare ulteriormente questo territorio.